Per essere contemporanei oggi bisogna fare un passo indietro. Per far star bene un cliente non lo devi stupire con effetti speciali o con eccesso di tecnologia fine a se stessa. La cucina e il cuoco sono al servizio dell'ospite e alla sua totale soddisfazione. ...1994 è un anno che accomuna due anniversari. Per me è l'anno di apertura di Casa Veccia, il mio primo ristorante dove ho conquistato la stella Michelin. Per Alessandro Rotolo, giovane imprenditore friulano che mi affianca in questa nuova sfida, è il suo anno di nascita. Alle mie ricette applico tecniche di alta cucina per realizzare piatti legati al territorio e alle stagioni, privilegiando, quando possibile, l'uso di prodotti locali. Penso e realizzo i miei piatti con due obiettivi, leggerezza e semplicità. La leggerezza per esaltare i reali sapori degli ingredienti. La semplicità è una sfida per lo chef, perché l'essenza di un piatto non può ingannare il palato. Al 19.94 i menù degustazione possono essere scelti anche da un singolo ospite, senza imposizioni a tutti i componenti del tavolo. La nostra cantina si avvale di quasi 500 etichette, gran parte di provenienza italiana, con un'ampia selezione di vini francesi tra Champagne e Borgogna. Ho apprezzato molto la voglia di innovare di Dario Loison, soprattutto nei gusti più innovativi come il panettone liquirizia e zafferano. Mi piace rendere versatile il panettone nelle mie ricette. Oltre alla polvere già pronta, preparo dei crostini di panettone per le degustazioni di formaggi. Tra tutti i gusti di panettone, sono affezionato a quello classico, perché le cose semplici sono le più difficili.